Silenzio. Jacopo, aspetta un secondo. Azione. Ti abbiamo raccontato un po' com'è questa nostra fanzina, allora cosa ne pensate? Beh, diciamo che bisogna anche vederla, venerdì notte saremo tutti lì incollati. Certo. E comunque, non so, come idea, l'idea per esempio di due ragazzi che prendono e fanno in video una cosa che si faceva nei giornaletti universitari di una volta, nei giornaletti per ragazzi, com'è bella. Beh, penso sia bella, era un passo io credo naturale, ma me l'aspettavo prima o poi un programma del genere un po'... tipo Handicam è molto da giornalino appunto, senza grandi mezzi, intanto oggi la tecnologia ci permette di fare delle belle cose anche con un semplice Handicam. Certo. Beh, a noi è piaciuto invece il vostro disco. Esatto. E raccontateci un po' com'è nato, parlateci un po' del vostro disco. Per la nascita io delegherei Gino, visto che è l'autore del gruppo. Allora, questo disco nasce come tutti gli altri, nel senso che prima c'è una lunga fase di preparazione a casa, cioè bisogna scrivere i pezzi, poi proporceli tra di noi, sentirli, vedere che effetto fanno quando cambiano casa, quando cambiano strumento, quando cambiano la situazione. E diciamo che vanno digeriti tra di noi e poi questa volta, per la prima volta, sono passati nelle mani di un produttore e arrangiatore, perché fino a questo momento abbiamo fatto tutto da soli. E dopodiché questo disco è una storia strana, è andato in America, a San Francisco, poi è andato a Londra, è andato in Veneto e anche in Sardegna. Quindi è un po' un bel crogiuolo di studi di registrazione. Sì. Si chiama Forza Paris, che è un bello slogan sardo, non so come, in italiano non c'è la traduzione giusta. Avanti insieme, con forza insieme, avanti così, insomma. È un po' una cosa da dire urlata. Un augurio anche. Ci sono 10 canzoni molto belle. ma musicalmente com'è diverso dai vostri dischi? Musicalmente c'è un passo in una direzione un po' diversa dal solito rispetto ai nostri dischi, che prima erano molto, lo chiamavano, noi non lo chiamiamo, però gli altri lo chiamavano ethno rock, c'era il lato del folk visto in maniera nostra e poi il lato rock. Qua oltre a questi due lati che ci sono ancora dentro il disco c'è anche un lato in una direzione un po' diversa che è un fatto sonoro, sono dei suoni più moderni forse, moderni proprio come impatto, cioè se lo metti anche in discoteca, in macchina a volume alto ha un impatto sonoro un po' più pop, nel senso... Ma la base rock comunque è sempre rimasta. Sì, nello spirito sì. Certo. E lo spirito... Poi ci sono quattro canzoni in italiano. Quattro... È triste. Bellissimo. Lui è l'emotivo del gruppo. Forse siccome sta facendo meditazione, ogni tanto ci frega. Si mette dietro gli occhiali, sembra che ci stia ascoltando, invece sta meditando. Lo capisco, con questo vento Porto Venere è stupenda, quindi... Comunque ci sono quattro brani in italiano che rappresentano la novità più evidente rispetto a tutti i nostri altri lavori. Prima ci chiedevano come mai cantate in sardo, adesso abbiamo già sentito qualcuno come mai cantate in italiano. Sono le traduzioni in sardo. Ci sono traduzioni. Sì, giusto, è sottotitolata. Sì, in sardo. Va bene. Beh, cosa facciamo? Quindi così. Andiamo sole a questo punto. Sì, assieme. Andiamo a fare il bagno, perché cantare abbiamo già cantato. Abbiamo parlato del disco. Posso farlo vedere? Buttalo in mare. Posso farlo vedere? Come se i mandi lo buttino. No, non ce l'ha nessuna parte. No, non buttarlo. Rifalla questa, non me lo fare vedere la telecamera perché non esiste. Posso fare... Come mi aggancio? Non mi ricordo cosa stavamo... Sì, stavi dicendo, dunque lui è l'emotivo, non si nasconde dietro. Comunque ascoltate il nostro prossimo disco. Ah sì, insomma, questo poi è il disco, posso farlo vedere. Sì. Partiamo da anche tu che prendi la copertina. Aspetta, abbassa questo. Azione. Ecco qua, il disco è questo, ascoltatelo. Me l'ascolto. Fissati bene in mente queste tre volte. Me lo porto a casa, te lo rubo. E arrivederci alla prossima. Ok.